Non so se hai le diapositive, se ce l'hai Sì. bene, se no faccio anche senza. Tanto mentre le carichi dico due cose che ho sentito questi due interventi di Chiara Giorgi e di Maria Elisa Sarto e devo dire di grande interesse, anche se non mi solleva, specie l'ultimo intervento. Dal un certo pessimismo, ecco, da un certo pessimismo. Spero che la situazione possa invertirsi, ma leggevo ieri sul secolo XIX che il gruppo Pesenti compra il 92,5% del gruppo Casa della Salute, notare il nome, insomma, ecco, questo è veramente notevole, questo aspetto qui, no? Le Casa della Salute, che sono una serie di poliambulatori messi in piedi da un ex ciclista professionista, Marco Fertonani, che resta a dirigere questo insieme, e Carlo Pesenti dice che la Casa della Salute è un modello di successo capace di rispondere a una domanda crescente grazie a uno staff medico qualificato. Noi, quando si andrà a promuovere nel dibattito Casa della Salute, troveremo che abbiamo di fronte anche questa novità e questo equivoco anche linguistico estremamente forte. Ecco, vengo e tento di essere abbastanza rapido al tema che mi è stato assegnato: sanità integrativa sostitutiva e welfare aziendale, intermediazione finanziaria. Quando dico cambia, si cambia la diapositiva, benissimo, no, no, va bene quella precedente. Volevo premettere una cosa, perché le volte, anche quando mi ho fatto interventi, scritto testi, libri, eccetera, sono sentito dire: ma insomma, voi ce l'avete con il privato. Ma il privato nell'ambito sanitario, il suo complesso è una presenza fortissima, in parte inevitabile, ma anche più forte di quello che sarebbe, a mio parere, opportuno in alcuni settori. Vedi, abbiamo eliminato qualsiasi presenza pubblica nell'ambito farmaceutico, e voi vedete che nel 2015 esprimeva in valori assoluti una produzione di 100 miliardi, 100 miliardi, di cui oltre 12 in servizi ospedalieri e residenziali. Passo alla successiva: in termini di occupati, ne aveva più del Servizio Sanitario Nazionale. E passo alla successiva. Un aggiornamento lo dava la Fondazione Ambrosetti, diceva che si tratta di una filiera che in Italia ha un peso importante sull'intera economia, con una produzione di valore di 108 miliardi. Quindi, come vedete, quando si parla di pubblico e privato in sanità, ci si colloca anche in una realtà produttiva in cui il pubblico ha fatto, rispetto a imprese pubbliche, alla presenza della sanità militare o farmaceutico, e a un'attività che era in qualche modo presente negli anni 60-70, anche prima della via della riforma sanitaria, ha fatto passi indietro, come testimonia poi l'assenza di qualsiasi presidio anti-Covid, anche le mascherine, nel sistema sanitario produttivo, nella filiera direi produttiva italiana. Però vengo all'altro aspetto, successiva, anche in termini di posti letto: la contrazione nell'ambito pubblico che si è avuta
dagli anni 80 è stata assai più intensa di quella nell'ambito privato e ora nella percentuale, invece in termini percentuali, i privati hanno una presenza maggiore di quella che avevano in partenza, quindi con l'avvio della riforma sanitaria. E come abbiamo ampiamente documentato, poi nei settori meno esposti all'emergenza, per cui non ci sono centri ustioni, c'è una presenza di terapie intensive ridotta rispetto al pubblico, c'è una presenza, qua una sostanziale assenza di reparti per malattie infettive, e è questo che ha poi sbilanciato, perché poi questa distribuzione, come notava la precedente intervento del Maria Elisa Sartor, è diversificato da regione a regione, ha sbilanciato in misura notevole. Vengo al tema più in questo contesto, l'idea che un secondo pilastro sia una soluzione a varie problematiche, e questo è stato avanzato nel dibattito politico da più autorevoli soggetti, personalità. Giuliano Amato lo avanzava nel 1992, ipotizzando che chi aveva fasce di reddito superiori una parte delle prestazioni sanitarie si è rimessa a quote di contributo lasciate nelle tasche dell'utente affidate a casse integrative. E lo accennava Mario Monti nel 2012 ed anche Umberto Veronesi: chi supera una certa soglia di reddito dovrebbe uscire dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è l'elemento: copertura e uscire. Più recentemente c'è la proposta di Nicola Rossi della Fondazione Leone, ex senatore del Partito Democratico. Siamo nel 2017, la previsione di un regime di opting out dal Servizio Sanitario Nazionale è conseguente, qui è molto esplicita, conseguente eliminazione del contributo sanitario per coloro che scegliessero la sanità privata, e Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera del 2018 insistevano in questo concetto e in qualche misura l'allargavano a un altro fondamento, no, della, fermo qui, a un altro fondamento della welfare, cioè a far pagare anche l'università, cioè l'istruzione e alcuni servizi sanitari alle famiglie relativamente ricche attraverso le assicurazioni private. Vedete quindi il tema dell'assicurazione privata che copre il welfare in ambito sanitario e via via in ambito dell'istruzione. Direi i due pilastri su cui si è basata la costruzione della società avanzata dell'Occidente dal dopoguerra. Ecco, qual è il motivo che viene avanzato? Motivo, io ho detto, in qualche misura posso anche capire l'elemento di comprensibile negli anni 90, cioè la forte crescita della spesa pubblica e sanitaria. Però voglio dire, quando si è ipotizzato
proietta, e questa è una proiezione fatta a livello della contabilità dello Stato, cioè quella su cui vengono fatte poi le leggi finanziarie e le previsioni di spesa. Voi vedete che in termini di rapporto al prodotto interno lordo noi non siamo, e questo risulta quindi incomprensibile a prescindere la caduta dal 7 al 6,5% della spesa pubblica per la sanità dal 2010 al 2019-2020, poi ora c'è fenomeni che andremo a verificare in futuro. Però con l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle classi d'età avanzate e altri elementi di diversa valutazione della spesa sanitaria possibile, dei consumi, si arriva a un livello che non raggiunge l'8% e ci si attesta quindi nel 7,7% negli scenari futuri, scenari che non dovevano apparire come scenari drammatici. E allora, di fronte a questo, invece, si invita a sviluppare una sanità che ha integrativa, come dice la successiva, integrativa, complementare o sostitutiva attraverso i fondi sanitari. Nella integrativa sono coperte le prestazioni non garantite dal servizio sanitario, tipicamente le odontoiatriche, gli occhiali, le prestazioni riabilitative non coperte dal servizio sanitario nazionale. Ha degli elementi, solleva delle criticità, come dicono alcuni studiosi, alcune studiose, che evidentemente anche un fondo sanitario integrativo non incentiva un'estensione della copertura del servizio sanitario nazionale, come è stato proposto in altri paesi. Per esempio, in Francia è stata proposta dal Presidente della Repubblica Francese un'estensione anche a copertura degli occhiali. I complementari è invece quella che dà un'indennità ad alcune categorie in cui l'elemento di malattia ha una ricaduta, ad esempio, sul lavoro autonomo e anche il rimborso dei ticket sanitari. La sostitutiva, poi dirò qualcosa sui ticket molto rapidamente, la sostitutiva, il fondo eroga e prestazioni già garantite dal sistema pubblico, con una funzione quindi sostitutiva di quello che dà il Servizio Sanitario Nazionale. E sostanzialmente i fondi sanitari contrattuali sono largamente sostitutivi duplicativi. Sostitutivi duplicativi mettendo dentro anche la spesa del ticket, ora un po' ridimensionata grazie a una campagna contro questa tassa sulla malattia, ma ricordo che il ticket era stato introdotto per ridurre quelli che sono comportamenti opportunistici e il metterlo all'interno di forme assicurative complementari o sostitutive contrattuali anche, è come mettere dentro il rimborso, l'ho detto provocatoriamente, ma insomma il rimborso della multa se tu posteggi al posto di un handicappato alla fine, cioè se tu vuoi scoraggiare dei comportamenti poi non li metti in contratto il rimborso. Ecco, toccherò velocemente tre temi: perché le imprese e i sindacati si occupano di sanità nella contrattazione, quanto sono diffusi i fondi, con alcune informazioni derivate da studi non miei, li citerò, e quali effetti hanno negativi sul servizio sanitario. Beh, le imprese e i sindacati successivi, perché si occupano dei fondi? Perché
hanno una copertura di bisogni dei lavoratori che sono sempre più scoperti. Per l'Italia sono, diciamo, fra virgolette, compensativi per l'Italia la spesa pubblica. E poi rinforzano un po' il potere contrattuale dei lavoratori e si dice anche che legano in qualche misura, danno una fidelizzazione verso la impresa. In realtà gli altri motivi sono, sbaglio alla successiva, gli incentivi fiscali crescenti che sono stati offerti per, da un lato, diciamo, facilitare la contrattazione, ma orientare anche verso il privato, anche il privato in sanità, perché poi dietro a questi livelli di welfare contrattuale nell'ambito della sanità c'è il sistema privato e il sistema assicurativo. E poi per facilitare, questo dicono molto i sindacalisti, logicamente, per facilitare un po' la contrattazione in un momento di difficoltà, questo è l'elemento di accettazione. E quindi passo all'altra slide. Che cos'è che noi abbiamo? Abbiamo che in Italia noi abbiamo dei bisogni sociali tradizionalmente affrontati in Italia in un'ottica di diritto del lavoro, i tempi di lavoro, la conciliazione, gli elementi pensionistici, la copertura di fasi di disoccupazione. Beh, io devo dire che quest'ambito qui, rafforzato in un welfare contrattuale, ha una sua maggiore logica, ecco. E mentre i bisogni sociali affrontati dentro un'ottica di cittadinanza, come la salute, quando è poi tanto più non integrativo ma sostitutivo, mi pare che dovrebbero essere dai sindacati anche trattati lasciandoli all'esterno della contrattazione, mentre voi vedete che nella successiva, nella ricerca fatta da Emanuele Paolini su oltre 2000 imprese per l'Università di Macerata, è il fondo sanitario integrativo cosiddetto, ma in larga parte sostitutivo, che è l'elemento più diffuso che era perlomeno nel 2019, l'elemento più diffuso nelle aziende, mentre altri elementi, guardate l'attività di formazione e aggiornamento professionale, è circa la metà, è il 34% delle aziende. Perché ho toccato questi due? Anche perché hanno un elemento diverso. Mentre il fondo sanitario assicurativo agisce nell'anno in corso, negli anni in corso i contrattuali, anche nel suo potenziale utilizzo, e poi quando eventualmente hai una situazione di crisi aziendale, la prima cosa ti viene tolto anche quello, oppure quando te vai fuori da quel mercato del lavoro e vai in un'altra azienda, non te lo porti dietro, l'attività di formazione, che ha una sua maggiore logica, diventa un patrimonio trasferibile, perché ti sei dotato di capacità lavorative e di conoscenze che puoi trasferire. Quindi anche questo è un elemento di notevole diversità e, come vedete dalla slide successiva, i fondi per più categorie si sono diffusi in particolare dal 2005 con una crescita continua, grazie alle facilitazioni fiscali.
Allora, la mia domanda, vado alla slide, e le mie domande sono queste. I fondi e le assicurazioni, assicurazioni che mediano, che sono intermediarie poi dei fondi, sono più o meno onerosi rispetto alle prestazioni pubbliche? Prima domanda. Seconda domanda. Hanno un effetto di contenimento della spesa sanitaria pubblica, per cui sono lodati e ricercati, lo avranno in futuro, sono più efficaci e come giocano sull'equità? Tocco velocemente questi argomenti, sono più o meno onerosi? Devo dire che è noto in realtà che le transazioni di tipo assicurativo nel loro complesso, perché qui si tende anche da parte delle associazioni assicurative Capisco. a invitare e pigiare sul governo, sul Parlamento affinché forme di defiscalizzazione si estendano, i costi amministrativi Non si sente. Cosa è successo? sono circa il 15-20% più elevato. Mi sentite? Sì, 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 sì. L'accantonamento è necessario e in più c'è una percentuale legata ai profitti. Perché i costi amministrativi sono più alti? I costi amministrativi vai avanti sono più alti perché devi fare una valutazione dell'utente, che sia il gruppo che hai assicurato, che siano quella fascia di dipendenti, che sia il singolo, quindi vai a verificare se è assicurato, no, ancora se è in regola con il pagamento, se è coperto per quel tipo di evento dal contratto, dalla sua posizione nella fabbrica, o anche come individuo, se è prevista una franchigia, se si è rivolta alla rete dei propri fornitori o se invece è andato ad altri fornitori, eccetera, eccetera, e dall'altra parte le molteplici verifiche sui fornitori stessi. Porto due esempi di tipo assicurativo per farvi vedere questo. In Svizzera l'evoluzione dei costi assicurativi rispetto a una partenza 100 nel 96 è stata del 207, mentre i costi per la sanità, perché la spesa è prevista anche una quota ovviamente di sanità pubblica, ha avuto un aumento, è arrivata al 172, in un aumento del PIL del 143 facendo base 100 nel 96. Cioè i costi assicurativi hanno una crescita maggiore e anche negli Stati Uniti in maniera rilevantissima, ha un reddito medio che ha avuto un aumento del 30% in quel periodo. Le tasse per il servizio sanitario, Medicare e Medicaid, hanno avuto un aumento del 27,5%, i premi assicurativi del 127%, quasi il doppio dell'out of pocket. Come vedete, quindi questo gioca, hanno un effetto nel contenimento della spesa sanitaria pubblica, certamente perché si fa uscire le persone, eccetera. In realtà, dalla letteratura vi è un incremento delle prestazioni complessive, vi è un numero più elevato di visite specialistiche e gli accessi ambulatoriali anche nel settore pubblico vengono aumentati, hanno un effetto di trascinamento e un rapporto dell'OCSE dice in molti casi
ha anche provocato notevoli problemi di equità e ha aumentato la spesa sanitaria totale e in alcuni casi anche quella pubblica. Questo meccanismo di contenimento non ce l'hanno. Avranno un effetto sul futuro, ma voi vedete che l'effetto sul futuro è del tutto improbabile, perché in riferimento a un valore medio 100 i valori per fascia di età della spesa out of pocket riguardano essenzialmente gli anziani, cioè quelli che sono al di fuori di un livello di contrattazione per cui non sono più occupati e non sono coperti da un sistema di welfare. E se voi guardate quella che è previsto l'aumento della spesa, vale alla successiva, della spesa sanitaria nel futuro, la spesa sanitaria si contrarrà negli 0-64 anni per un motivo sostanzialmente demografico, cioè quella curva che ho fatto vedere prima all'inizio delle previsioni di spesa fino al 2065 non è a carico delle fasce occupate o occupande dei giovani, è scarsamente a carico delle fasce 65-79 e invece è notevolmente a carico la spesa per gli anziani e i grandi anziani, il che vuol dire che un sistema di welfare aziendale, anche se si estende fino a 65 anni, che sono pochi gli occupati a quel livello lì, non copre certamente l'aumento di spesa futura che riguarda gli anziani. Le prestazioni sono più efficaci, qui presto poche parole, qui siamo di fronte a offerte contrattuali, è una slide che ha girato, è presente in vari articoli, in cui, ahimè, il contratto del metalmeccanici andava ad offrire una frequenza di prestazioni, quindi senza, siamo nella fascia della prevenzione, del tutto inappropriata, vedi il PSA, vedi l'ecografia transrettale e vedi la frequenza mammografia, pap test, che sono state contrattualizzate. Sull'equità vi è poco da dire, perché è evidente che alcuni nel welfare aziendale pagano sotto forma di mancato reddito, perché nella contrattazione una quota, prestazioni di cui non godono ma di cui altri godono, e quindi tax expeditor, cioè il passaggio di spesa soldi dalla finanza pubblica, è limitata a chi lavora e chi è dipendente e favorisce chi è più ricco, cioè chi ha un maggiore reddito per le detrazioni che sono maggiori con il crescere del reddito del lavoratore. Diminuisce inevitabilmente le risorse pubbliche, anche quelle del servizio sanitario, sono sostitutive in larga parte, non integrative, indebolisce la voce a sostegno delle prestazioni pubbliche, anche di quelle eventualmente integrative, e hanno un livello di inappropriatezza. Per dare un dato e una riflessione di Cesare Damiano, ex ministro del lavoro, nel novembre del 2020, in un articolo che sta uscendo ora, gli sgravi contributivi e fiscali che favoriscono la contrattazione, da un lato un fattore di irrobustimento di coesione sociale, un'accentuazione delle diseguaglianze di trattamento fra chi è contrattualmente forte e stabile nel lavoro e chi è nel recinto del lavoro fragile e discontinuo. Quindi, mentre da un lato il mondo padronale ha discusso
di flessibilità, da quell'altro invece persegue un welfare aziendale che ha ritorni sul loro patrimonio, perché spesso sono incrociati come proprietari di attività sanitaria privata e di sistemi assicurativi. Hanno fatto delle colleghe che hanno presentato il costo fiscale complessivo, che viene stimato fra 1,325 miliardi di euro per circa 5 milioni di contribuenti, cioè quelli che sono coperti da quei sistemi dei fondi di welfare aziendale. E tanto o poco, tenete conto che con 3,2 miliardi di euro si va incontro alle spese sanitarie di 18 milioni di contribuenti, gli scontrini delle nostre farmacie, del ticket, eccetera. Quindi ci si concentra in realtà un beneficio tax expeditor su 5 milioni di contribuenti, e via via che aumentano diminuisce la capacità di incamerare fiscalmente. Ecco, quindi vado alle conclusioni. Cos'è che ha fatto? Noi si è spostato a causa delle liste d'attesa, a causa del ticket, verso fondi assicurazioni in una quantità che voi vedete nella successiva slide, dato il taglio di 35.000, in realtà poi nel periodo più lungo di oltre 45.000 operatori, la riduzione dei medici di medicina generale nei prossimi anni, anche per la quota 100, un taglio che ha colpito anche gli infermieri, una continua defiscalizzazione. Un continuo taglio degli investimenti. Voglio dire due cose. Una è questa, e chiudo veramente. E qui ha seguito, vai un momento alla precedente, se è possibile, quello che è l'indicazione del Trading Service Agreement, cioè l'idea che c'è un potenziale enorme non sfruttato dalla globalizzazione dei servizi sanitari, che è dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finalizzati ed erogati, dice il TISA, il rosso l'ho aggiunto io perché interpreto i loro sentimenti, purtroppo dallo Stato e da enti assistenziali, e quindi non sono di interesse e bisogna che lo diventino per investitori stranieri a causa dell'assenza di finalità commerciali, cioè a causa di profitto se sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Io faccio due slide finali. Io temo che da questa situazione del Covid noi si possa uscire in un modo, vale a dire, in realtà si è apprezzato molto la reazione che la capacità del Servizio Sanitario Nazionale, ma un'uscita possibile sia quella di interpretare il Servizio Sanitario Nazionale come capace e necessario di fare fronte ai grandi rischi e quindi a queste, alle future pandemie. E siccome ci troviamo in maggiore difficoltà alla visita medica, alla visita specialistica, a una via che sia indipendente da questi grandi rischi, noi si rafforzi poi alla fine fondi e assicurazioni e alla sanità privata, a cui affidare proprio la specialistica, l'ambulatoriale, e il medico di medicina generale, che diventa un'attività privatistica anche quella, e invece i grandi rischi restano al Servizio Sanitario Nazionale. Noi dovremmo avere la capacità, e chiudo con quest'altra slide, invece di avere una sanità che si fonda su tre pilastri,
che non sono out of pocket le assicurazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ma che sono il Servizio Sanitario Nazionale, la comunità e i servizi sociali. Ecco, questa è una sfida molto rilevante che abbiamo di fronte. Grazie per l'attenzione. Grazie a Marco Guedes, che è stato assolutamente chiarissimo per quanto riguarda questa questione. In effetti, nel periodo tra, diciamo così, due picchi della pandemia, io ho notato in televisione un aumento delle pubblicità per le assicurazioni sanitarie integrative. Esattamente, esattamente. Per cui è indicativo quello. La